gente. Sì. Un cantautore che fa il DJ. Sì. Lo fai spesso? No, ma volentieri. Lo fai volentieri? Sì. Quindi un fan che magari è abituato a vederti nei live set, nei concerti, invece stasera ti vede in veste di DJ, c'è un punto di contatto, non so, nella selezione musicale, nei brani che proponi, tra il dente cantautore e il dente DJ set? Il pubblico rimarrà molto deluso. Addirittura. Come sempre, ogni volta che mi vede. No, non c'è in realtà un connubio, diciamo così, tra quello che metto e quello che faccio. A meno che nella musica che faccio non si senta il mio amore per la musica degli anni 60, ma non credo. Ok, ma c'è allora diciamo questa ombra dietro, la musica degli anni 60 che in qualche modo lega... Quella del futuro, diciamo, la musica del futuro. Ma che in realtà non è così sbagliata, perché tornando così indietro forse si va anche avanti, dici, no? Che è un circolo? Eh sì, gira, okay. Ruota, quindi prima o poi arriva. Invece tu come te la vivi personalmente? Perché ovviamente se sei in un live set, in un concerto, hai un pubblico davanti che ti attende, che devi fare i tuoi pezzi, quindi hai paura di sbagliare le parole, quelle cose lì, invece a mettere... Le parole le sbaglio, eh. Ok, scusami. Ma può succedere, avere l'ansia di dimenticarsi il testo, no? E quindi come te la vivi tu invece, che qui sei forse più rilassato, diciamo, no? Sì, sono molto più rilassato, i testi, anche se non li so, è uguale. E anche se non mi ricordo come finiscono i pezzi, è uguale, però me la vivo molto più così, divertendomi un po' di più, diciamo così. Non che io non mi diverta quando suono, perché fortunatamente mi diverto ancora. Però mi diverto in un modo diverso a mettere dischi, insomma, e seleziono questa musica che a me piace. Quindi c'è uno studio alla base di selezione, comunque. Beh, diciamo, studio è un po' una parola un po' esagerata. C'è la volontà di mettere delle cose che a me piacciono e che mi fanno muovere il piedino, e che spero che facciano muovere il piedino anche agli altri, insomma, tutti quelli nati dopo il 98. Tutti quelli nati dopo il 98? Sì. Devono muovere il piedino sulla musica allora degli anni 60. Allora sono molto più vecchia di te. No, ma anch'io sono nato molto prima. Da come DJ qual è il pezzo? Intendevo 1898. Ah, ok, va bene. Insomma. Come DJ il pezzo che non metteresti mai? Mai. Mai. YMCA. YMCA. Roba lì. E invece il pezzo che sai che magari... Adesso lo metto su per primo. Va bene, ti aspetto dopo allora, come primo pezzo. Il pezzo invece che metti su magari nelle serate in cui vedi che la gente non muove il piedino e hai il tuo pezzo salvapista che sai che la gente poi si mette il a ballare. Il pezzo salvapista è un qualsiasi pezzo di rock and roll degli anni 50. Sai che lì parte e ballano lì tutti. Potrebbe partire, come potrebbero partire delle bottigliate, anche dipende dove sei, ecco, le bottigliate. Però non è che ho dei gran pezzi salvapista. Sì, ho anche i pezzi salvapista, però vanno completamente fuori dalla linea, diciamo così, che seguo quando metto. Però se poi devo andare fuori dalla linea ci vado anche. Volentieri. Se proprio vedo che la gente è lì con la bottiglia, okay, che cerca di tirarmela, allora la cambio vai direzione. Vai direttamente sul rock and roll. Esatto. Vado su i YMCA. E un DJ che ti piace particolarmente o comunque che hai come punto di riferimento, se ce l'hai? Ma che non ne ho la più pallida idea, in realtà, perché io non sono un DJ. Certo, resti nel tuo ambito, quindi sì, sai, io come sono cantautore uno potrebbe avere un punto di riferimento. Io sono un selettore musicale. Un selettore, No, un selettore musicale, è diverso. Perché metto musica italiana prevalentemente, quindi mi piace selezionare le canzoni. Non sono un DJ e non mi intendo di DJ. Quindi ti piace tutto il tuo lavoro? Sì, va benissimo. Tutto il tuo lavoro è sulla selezione alla fine della musica. Sì, cioè la musica che mi piace, in realtà fare il DJ set è una grande scusa per ascoltare la musica che mi piace che anche piace fuori da casa mia. Perché sennò devo sempre stare in casa per ascoltare la musica bella. Almeno bella, quella che piace a me, poi bello è relativo. Quella che ti piace. Sì. Bello come cosa. Invece di stare a casa. Invece di stare a casa a mettermi dischi da solo, vengo qua. Fai bene. Sì. Ultima domanda, come cantautore, progetti per il futuro, dopo Io tra di noi? Progetti per il futuro, tanti. Qualcosa di un po' più tangibile? Tanti, beh no, io ho già un bel malloppo di canzoni nuove. E sto cominciando a provinarle. Sto lavorando a due dischi in realtà. A due dischi? Sì. Sempre, cioè, uno come dente ovviamente. Uno come dente e l'altro come solista. Come? Dai. Due diversi. Due diversi.
uno come dente e uno come solista. Come solista, che magari si rifà anche poi un po' di più alle musiche anni 60? No. Solista. A sé, proprio solista, a sé. Sì. Visto che lo fanno tutti il disco solista, l'ha fatto Appino, lo fanno tutti. Lo faccio anch'io. Scusa. Chi sono io? Non ho capito. Ma hai già deciso il nome o sarà solista? No. Nome è Dente. Dente comunque. Dente. Sì. Va bene, ok. Sempre ringraziamo quello, sì. Dente, salutiamo. Pronti per il suo DJ set dopo i concerti. Grazie a tutti.